Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una nuova mod aggiornata alla 4.1.1.9b e parliamo in questo caso, come potete vedere già dal mio omino, della Towncraft, che sarà aggiornata 1.7.2. Vi ricordo sempre che non è, diciamo, un vero e proprio spotlight, ma è più un'informazione di aggiornamenti e del download, e quindi vi farò soltanto la base per poter cominciare, diciamo, con la mod, perché magari molti non la sanno. Oppure è da scoprire. Allora, cosa ci serviranno? Degli Iron Nugget, ce ne serviranno 5, anzi 10 in totale, e ci dovremo fare due Iron Cap. Questi due Iron Cap, messi in questa maniera con uno stick, ci daranno la prima bacchetta disponibile della Towncraft. Questa bacchetta ci servirà per avere il primo libro che ci darà tutta la guida del gioco, proprio tutta, diciamo una specie di wiki all'interno del gioco. E come funziona? Con un bookshelf craftato, normale, con il destro con la bacchetta ci cliccate sopra e vi diventerà il Taumonomicon, giusto? Taumonomicon, ok. Questo libro, appunto, come vi ho detto, ci darà la guida di tutti gli elementi della Towncraft da scoprire e di tutte le essenze di base, quindi ci insegnerà, diciamo, tutta la logica. Ce le darà sotto forma di quest, piano piano si sbloccheranno e si scopriranno sempre cose nuove. Questa bacchetta vi potrà servire per molte altre funzioni, tra cui magie tipo fire, gravity e cura, oppure anche per trasformare altri oggetti, per appunto per essere craftati. Piccolo esempio, questo è il tavolino base, per farlo diventare quello lì che ci serve per, diciamo, la mod. Col destro diventerà quello lì della mod, quindi la bacchetta è essenziale. Un'altra piccola modifica che ho visto che hanno fatto prima, questa ci faceva solo planare, adesso ci fa volare, vedete? Bisogna stare attenti perché se cascate di colpo morite, perché non prende danni da caduta. Allora, vi ricordo come sempre, questa mod è stata aggiunta al nostro Fabbug Launcher, al nostro Fabbugcraft. La troverete nel download in descrizione per chi lo vuole fare da solo. E niente.